Ciao ragazzi, ciao ragazze, top! Oggi c'è un sole pazzesco. Mi sono messa questa maglia, ragazzi, che non mi è mai, ma dico mai entrata. Cioè, proprio si bloccava le braccia. Che soddisfazione pazzesca! E dell'Adidas, è bellissima. Poi c'ho sul mio giubbino, questo qua primaverile, stile biker della Coca-Cola, bellissimo, che mi ha regalato mio marito al compleanno. E adesso ci siamo fermati un secondo da Galamoda perché i pacchi di Shein li faccio arrivare qui perché se no faccio sempre tardi perché i corrieri si inventano che non siamo in casa, una cosa e l'altra, è un macello. E quindi sto arrivando un sacco di pacchi qui in giorni diversi, però vabbè. Che poi vi devo fare dei bei haul per la casa e anche i try on haul Shein. E non è questo mio marito, guardatelo. Che bello il pacco che ha ritirato. Tutto è bello. Hello? Bene, adesso ragazzi andiamo dal parrucchiere. Vediamo cosa facciamo. Anche mio marito farà i capelli e vediamo un attimino. Fai il vlog anche tu, amore? Vediamo un po' se li faccio adesso, se li faccio la prossima volta. Comunque, ragazzi, Sopracciglia per io forza. vado dal parrucchiere che vado Se a li raso a fare. zero li fa spazzola, non lo Ma sai. cosa stai Io dicendo? mi devo spostare che devo Niente, entrare il ragazzi, ci signore. vediamo dopo. Sono dal parrucchiere, il mio parrucchiere è proprio di fiducia. Proprio oltre a essere bravi e farti venire i capelli bellissimi, proprio come il nome, cioè sono rilassanti, un relax. Questa ragazza qua, carinissima. Ciao cara. È al cocco? Anche un po' di vaniglia, un po' di cocco. Sì, insomma, è buonissimo. Sarebbe Allora, l'attrattamento migliore. faccio, che trattamento è questo? Questo è un trattamento della Avon. Quello che ha detto lei. E poi fai il taglio e poi faccio la piega. E poi vediamo, mi vedrete dopo. Ci vediamo vlog facendo, ciao. Adesso sto facendo anche le sopracciglia, c'è il trattamento completo oggi. Cioè, super coccola per me. È bravissima, c'ha proprio le mani di fata. Brava. Signora, mi piace perché hai detto una cosa saggia. Allora, adesso sono sotto la lampada perché sto facendo solo di una cosa che ho fatto nuova per la lucentezza, per un sacco di cose, insomma. Comunque vi faccio vedere la mia maglietta. Questa qua che non mi è mai, mai, dico mai entrata. L'avevo presa su Hempel. Ma cioè, ragazzi, top, adoro. Poi vi faccio vedere l'outfit of the day. Non vi faccio vedere i capelli, perché se no faccio spoiler. Li ho tagliati e adesso ho finito questo. Finito qui, faccio il resto. Bene ragazzi, per adesso vi faccio vedere il dietro. Guardate che belli, li ho tagliati, si vede, li ho tagliati anche un bel po' e scoprirete solo fra un po' se ho fatto la frangetta. Comunque ho fatto un trattamento che me li ha resi corposi, lucidi, setosi, nutriti, è in 4 step. E mi sono trovata molto bene, devo dire. Mi piacciono, sono setosi, Sono pari, com'è che no, sono? sono lucidi, setosi, un bel taglio, poi ti ha tagliato proprio l'eccessivo secondo me. Stato un pezzo così, Sì, ma ti ha tolto il giusto, quello che andava tolto. Sì, così. Me li ha Però scalati, non me li ha tagliati solamente qua, eh. si vede, si vede. Quindi potrei avere tagliato anche la frangetta, non si sa, fra poco lo No, scoprirete. questo è comunque stato bravo, eh. Lui a tagliarli, a fare il trattamento. Allora ragazzi, adesso scopriremo se ho fatto o meno la frangetta. Comunque tagliare li ho tagliati
tanto, però ci voleva perché comunque il capello adesso è più sano e tutto, bla bla bla. Però ragazzi, pronti? Non mi sono truccata, magari lo farò domani quando usciamo. Comunque 3, 2, 1 e no. Scherzo, dai. 3, 2, 1 e ta-da! Eccomi qua. Allora, devo dire che il trattamento è pazzesco. I capelli li ho tagliati veramente tanto perché l'altra volta mi arrivavano qua. E però, dai, ci voleva, adesso sono tutti pieni, insomma, cioè, proprio, proprio bene. Me li ha tagliati non solamente alle punte, proprio dove andava fatto, insomma, vedete anche qua così, me li ha scalati, li ha fatti, insomma, sono contenta. E niente, che dite? Che dite ragazzi? Ah, e questo trattamento non lo so il nome, non me lo ricordo. La ragazza lo dice nel video, però non me lo ricordo. Comunque sono tanto contenta. Calcolate che io si sì, è passato un po' di tempo, mi sono fatta anche una coda, cioè gli ho fatto una coda così e mi piacciono tanto, stanno bene con la frangetta. Ho fatto anche le sopracciglia, comunque ragazzi, penso si sia capito, la frangetta è finta. Ecco, volevo semplicemente vedere come stava, perché ne ho parlato anche con la parrucchiera, mi ha detto no, non la fare la frangetta assolutamente, perché tu ce li hai ricci, devi stare sempre lì a stirarli. Poi gli ho parlato della mia frangetta finta e mi fa, brava, fai quello, quando ti va di mettere la frangetta finta la metti, però il resto è roba mia. Adesso tolgo la frangetta così vi faccio anche vedere. È praticamente con la clip così, è fatta molto bene. Calcolate che io l'ho lavata in lavatrice e nulla. Adesso aspettate che è troppo alto, ok, così ci dovremmo essere. E niente, no, semplicemente la riga e mezzo. E questi sono i capelli, sono anche scalati, appunto, ripeto, però sono la morbidezza, sono di un lucido. Sono contenta che così, appunto, ho fatto questo trattamento e costicchiato un po' il tutto, però ragazzi, adesso sono pieni i capelli, non ci sono più punte vuote, le sopracciglia sono top, guardate. Me l'ha fatte senza la cera con la pinzetta, perché l'altra volta, ragazzi, praticamente con la cera mi è uscito soprattutto nella peluria qua, mi è uscito tipo dei brufolini, uno sfogo. Qua no, però mi bruciava, così invece non ho sentito nulla. È stata veramente molto brava. E niente, sono contenta. Questi sono capelli tagliati anche, ragazzi, però cioè sono stupendi, si capisce che sono molto molto belli, cioè infatti un po' meno che si capisce più o meno lo scalato. Non ho voluto tagliare tantissimo anche perché comunque io ho il capello riccio, ragazzi, e quindi col capello riccio poi si accorcia, però almeno così il capello è più sano e tutto e va benissimo. Sono contenta del risultato, sia per le sopracciglia che mi piacciono ancora più dell'altra volta perché gli ho detto di fare leggermente più sottili e mi piace il tutto. Sono contenta. Quando ho voglia prendo e mi metto la frangetta, cioè top. Tra l'altro non ho solo questa, ma ne ho prese ben tre di Shein, che tra l'altro adesso vi faccio il haul, il try on haul, quindi vi lascio tutti i link, codice sconto e quant'altro. E appunto l'ho lavata in lavatrice, è veramente
si può anche tagliare, insomma, anche questi due lati di fianco si possono tagliare, però a me piace così, ecco. E, però ragazzi, cioè, capelli veramente mi piacciono, sono, aspettate, perché questo è inclinato, aspettate, ok, non so, sono contenta davvero del risultato, e non so, ditemi voi cosa ne pensate. Sì, sono decisamente più corti rispetto a come li avevo prima, però prima avevo anche punte vuote, doppie punte, e se voglio che i capelli mi crescano forti e sani, devo fare così, insomma, va bene, mi va molto molto bene. Infatti sono stiratissimi, però se sono piatti, ma sembrano molto di più dell'altra volta, non so se ci fate caso, comunque posso anche portarli così, ecco, che così non mi dispiace, una cosa così, posso fare anche così, insomma, una roba così, una molettina, l'altra volta l'ho fatto dall'altra parte, sta cosa della molettina, però vabbè, anche così, insomma. Però a me piace portarli con la riga in mezzo, insomma, adesso vanno un po' da tutte le parti perché essendo super lisci stanno. Non sono corti, adesso c'è un taglio medio lungo e vanno bene, cioè anche dietro proprio sono pari, anche se è un taglio scalato, però sono troppo contenta. Scusate se mi continuo a toccare i capelli, però sono di un... profumano di vaniglia di cocco e poi sono quella morbidezza, quella setosità pazzesca. Niente ragazzi, prima di salutarvi vi faccio vedere che cosa mi ha comprato mio marito praticamente ieri. Sì, ieri mi ha preso, no, quando è stato amore che mi ha preso questo? Ieri? No, l'altro ieri, vabbè. Siamo andati, sapete, alla ricerca dell'uovo, quello dell'atum che ho trovato. E niente, ho visto questi della Labello, una limited edition, che tra l'altro poi quando finisce il burro cacao, il coperchio lo posso riutilizzare e mettere su un burro cacao anonimo, sempre della Labello. Sì, Labello. Ho trovato edizione Paperino e Paperina. Avevo visto inizialmente questo, ho detto, ah, no vabbè, lo voglio. Infatti ho preso questo perché per me Paperino è mio marito, Paperina sono io. Poi dopo ho visto che oltre Paperino c'era anche Paperina. No vabbè, io ho detto, no, io li prendo tutti e due. Bellissimi. Questo è un soft rose che ti lascia leggermente rosato. Questo qua invece è classico bianco che comunque potrebbe usarlo anche mio marito. Può usarlo chiunque questo, cioè... sia uomini che donne. E questo qua invece che è un pochettino rosato, anche questo se uno vuole usarlo lo può usare chiunque. E niente, bellissimi. Vi faccio vedere la particolarità, ecco, Paperina è così e Paperino è così con tutte le ancore. Mamma quanto è bello, quanto è puccioso sta roba, adoro. Bene ragazzi, fatemi sapere se vi piace il mio taglio. Non è stato un taglio drastico, alla fine abbiamo ragionato con la parrucchiera e abbiamo detto no, una frangetta sì, me l'avrebbe fatto per carità, però appunto essendo riccio avrei stressato troppo i capelli e poi una volta che mi stancavo, sì vabbè, li avrei fatti ricrescere, però la cosa del voglio la frangetta, prendo, me la metto, non la voglio, non c'è problema. Che poi quando sono lisci, ok, la frangetta molto bella e tutto quanto, ma quando sono ricci, cioè stare a stirare sempre, sempre, no. Quindi anche quando sono ricci, che li lascio sciolti, tac, vado di frangetta, che poi la posiziono, ecco, magari così un pochettino meglio, un po' più in basso, insomma, cioè, mi piace. Mi piace perché tra l'altro ho azzeccato bene il colore
dei miei capelli. Fatemi sapere. Comunque, in tantissimi avete detto che vi piace quella frangetta, ragazzi. Soluzione: frangetta finta e passa la paura. Vedete? Lucido, lucido, top. Bene. E no, sono contenta così perché effettivamente sarebbe stato veramente troppo impegnativo. Allora, ragazzi, io vi saluto. Sono contenta delle sopracciglia anche, sono proprio super, super gasata. E niente, poi vediamo se domani c'è bisogno, passo la mia piastra senza problemi. Comunque questo trattamento, ragazzi, cioè, lo sento proprio, è palpabile che è qualcosa di top. Mi dispiace non sapervi dire bene il nome del trattamento. L'ha detto la ragazza inizio video quando ve l'ho chiesto, con la L forse inizia, non mi ricordo. Comunque se volete chiederò alla mia parrucchiera, vi faccio sapere. Comunque io vi mando un mega bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!